Sì, questa non ci voleva proprio, uh, nel senso che le, il settore del turismo sappiamo quale momento difficile stia vivendo e quindi questo della nave con i problemi che ci sono stati chiaramente sarà una conseguenza che pagheremo anche in futuro. Però insomma mi sembra di vedere da, da, da quello che sta venendo fuori che il pubblico in forma molto intelligente Sta comprendendo se l'errore umano che è successo e quanto è successo, quindi non sta andando verso una rinuncia totale o peggio ancora verso una eh, retrosia antipatia verso le crociere. Non è così. Eh, tutti quelli che avevano prenotato ed erano in partenza in questi giorni si sono visti proporre delle alternative. Quindi qualcuno ha accettato i Caraibi, qualcuno ha accettato il Mar Rosso, qualcuno ha accettato Dubai senza maggiorazione di prezzo. Altri invece non hanno voluto ripartire e avranno il rimborso totale di quanto già pagato. Questo per i clienti in partenza immediatamente eh, nelle prossime settimane e poi vedremo, vedremo come si comporterà il mercato e vedremo quali possono essere le conseguenze. Eh, ci auguriamo di avere poi il tempo, la possibilità di, aver, di fare con calma tutte le varie altre formalità perché ci sono ancora i bagagli da rimborsare, c'è gente che ha perso tutto, c'è gente che ha subito anche dei, dei, dei costi, deve rifare i documenti, deve rifare i passaporti eccetera eccetera. Ecco, queste sono cose che nei prossimi giorni andremo a definire e credo che Insomma, si possano mettere a, al meglio perché in fondo sono danni realmente subiti. Cosa vi, vi chiedono? Che informazioni chiedono? Eh, niente, chiedono come, come poter procedere con le varie formalità. Eh, diciamo che i nostri sono stati anche molto fortunati: sono scesi abbastanza bene, non hanno avuto problemi, cioè non sono quelli senza scarpe o con altri disagi perché hanno avuto il tempo di scendere con un minimo di tranquillità. Beh l'11 settembre l'abbiamo diciamo così superato nel giro di qualche anno eh, mi auguro che non ci voglia così tanto sarebbe inutile eh, nascondere che per noi è un grosso blocco quindi problemi ne avremo non di poco conto eh, però eh, è anche troppo presto per fare una valutazione credo che il pubblico soprattutto i viaggiatori italiani abbiano imparato a distinguere le cose che hanno una motivazione carenza di sicurezza carenza di di tecnologia eccetera, da quelle cose che sono invece dovute a fattore umano. Se ci pensiamo un attimo può succedere a un autista di pullman di avere grossi problemi, può succedere a noi tutti in macchina e può succedere anche agli aerei, anzi il grosso problema, le, le, le più frequenti casistiche si eh, avverano proprio eh, nel caso del, del volo.